transizione ecologica, ma quando? Gli aerei di Amazon e ancora sommelier per la birra. Questa è Global Newsroom, l'informazione quotidiana di Pop Economy. Le conseguenze del conflitto russo-ucraino hanno reso quella della transizione ecologica una questione urgentissima. Nonostante da anni in Europa si parlasse di rinnovabili, poco è stato fatto. Noi di Pop Economy ne abbiamo parlato con Davide Chiantore, Head of Research di Avalon Solitaire. In questi anni si è parlato molto di transizione energetica ed ecologica, ma si è fatto in realtà poco. Questo perché i costi sono elevati, ricostituire nuovamente l'industria secondo i criteri, i canoni dell'energia rinnovabile è molto costoso, soprattutto in Occidente, e dunque si è preferito attendere o comunque agire con bassa intensità di riconversione energetica. In questi ultimi anni quindi abbiamo raggiunto una minima parte di autosufficienza energetica, perché come sappiamo i combustibili fossili in Europa e in Italia li dobbiamo importare, mentre invece per quanto riguarda le energie rinnovabili si ottiene un'indipendenza energetica. Diciamo che questa guerra fra Russia e Ucraina sta accelerando la riconversione del sistema industriale e più in generale di tutta l'economia, quindi quello che probabilmente ci saremmo potuti aspettare sarebbe successo in 15-20 anni, ora succederà in molto meno. Magari in 3-4-5 anni vedremo già dei drastici cambiamenti su questo fronte. Ma se da un lato c'è chi si sta adoperando per il cambiamento, dall'altro ci sono ancora paesi legati ai combustibili fossili. Ne parleremo tra poco nel nostro approfondimento. Sapevate che anche Amazon ha una sua compagnia aerea? Ebbene sì, e dopo un accordo con la compagnia Hawaiian Airlines ha ampliato la sua flotta per un totale di 97 aerei. La compagnia si chiama Amazon Air ed è nata nel 2015. A essere trasportati però non sono dei passeggeri, ma tutti i nostri acquisti online. La partnership tra la compagnia di Jeff Bezos e Hawaiian Airlines non si limita soltanto all'introduzione di nuovi velivoli, ma si estende anche all'acquisto da parte di Amazon del 15% della compagnia di Honolulu. Anche la birra ha i suoi sommelier. A Chicago è possibile infatti sostenere un esame per diventare mastri birrai, ovvero esperti di birra artigianale. Ma attenzione, perché non è per nulla facile essere promossi. Infatti i sommelier della birra pienamente qualificati sono solo circa 2 dozzine. Negli ultimi anni in America il consumo complessivo di birra è diminuito a favore di vino e altri tipi di alcolici. La birra artigianale però ha sempre ottenuto grande successo. La birra artigianale americana è sempre più sofisticata proprio perché i birrifici produttori tentano di ottenere sapori sempre più ricercati. Birre più particolari richiedono baristi più istruiti in grado di saperle vendere raccontandole. Ed è per questo che non si può fare a meno dei sommelier.